Benvenuti oggi nel mio canale. Oggi sono qui per presentarvi tutti i miei acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, però che riguardano l'abbigliamento, perché io i cosmetici questa volta ne ho comprati veramente tanti e quindi il video sarebbe lunghissimo e quindi vi faccio vedere tutto quello che ho preso di abbigliamento. Allora, inizio subito con questo vestitino preso da Piazza Italia. Già io l'ho indossato sabato e l'ho pagato 15 euro. Questo qui, mi alzo così riuscite bene a vederlo. È scollato, ovviamente mettete una maglia voi sotto. Così, mi piace tantissimo perché ha la gonna, il stile a ruota e proprio ha un effetto bambolina, cioè sopra indossato. Quindi questo qui mi è piaciuto tantissimo. Poi un altro acquisto fatto sabato recentemente, infatti, è stato questo qui che ancora non ho indossato, però appena l'ho visto mi è piaciuto subito e quindi l'ho voluto prendere. Ed è questa magnifica giacchettina in lana con il collo di pelliccia nera, con il pellicciotto. Ed è lunga, bella, c'ha pure i bottoni, vediamo un po' se riesco a farveli vedere, perfetto, c'è i bottoni qui, ed è bella calda e io ancora non l'ho messa, però avrò modo di indossarla, e questa l'ho pagata 9,99. Poi vi faccio vedere che ho preso pure, scusate, ho preso pure questi leggings che sono, cioè, eccellenti, mi sono piaciuti tantissimo. Già questi ce li ho circa 20 giorni, già li ho indossati più volte e sono in vin da pelle, ma sono morbidissimi perché sembrano vero dei, cioè sono morbidi come dei leggings, però sono di pelle, quindi mi piacciono pure tanto. Li ho indossati molte volte con questa maglia qui che ho acquistata pure da poco, ed è questa maglia a bucherellini con questo il color biscotto che mi piace veramente tantissimo, a manica corta, tutta con i forellini, metto sotto una maglietta nera, i leggings in pelle e la collana quella a fiore. Questa è veramente, cioè, eccellente. Questa pagata 12 euro, 15, non mi ricordo più, comunque l'ho indossato già un paio di volte. E poi un altro acquisto fatto sempre sabato è stato questo, perché è un mega giubbotto grandissimo, largo, cioè proprio vi faccio vedere l'alzata. Mi piace tantissimo perché c'ha le cerniere qui e poi è bello caldo, ne avevo proprio bisogno, c'è il cappuccino con il pellicciotto, di dietro è così, c'ha pure la cinturina. Magari ve lo faccio vedere indossato e capite un po' com'è. È così, c'ha la cerniera e in più si può allacciare con questa cinta, c'ha le tasche ed è veramente caldissimo e mi piace proprio tanto. Questo qui pagato 50 euro, intorno ai 50 euro. Poi, per concludere questo negozio, ho comprato pure un paio di scarpe. Io vi spiego un po'. Io sono sempre per i tacchi a décolleté, mi piacciono tantissimo. Oppure per i tacchi a spillo. Però il problema sta che dove usciamo noi sabato sera o andiamo a passeggiare? Sì, voi direte, voi siete matti, d'inverno andate a passeggiare. Sì, quando ci sono quelle giornate non troppo fredde e non piove si può fare in vigilia, perché non c'è tanto freddo come al nord. Ovviamente io morirei se venissi sopra al nord, perché non sono abituata, non sono attrezzata all'inverno vero e proprio. E quindi stavo dicendo appunto che la pavimentazione di questa stradina è tutta i pietruzze piccoline, oppure tipo ci sono dei forellini, e quindi con il taccaspillo va a finire sempre che cioè, resto bloccata, oppure devo camminare stile, cioè devo evitare gli ostacoli perché altrimenti ti spezzo una gamba.
E infatti ho deciso proprio di comprarmi queste scarpe qui, che arrivano a stivaletto nella caviglia, perché volevo prendere décolleté, ma la misura non mi andava bene e quindi ho dovuto prendere per forza questi. Sono con le zeppe, quindi sia sono comode sia li posso mettere, appunto per quel discorso che vi ho detto, perché non c'è pericolo che mi spezzo una gamba. E poi un'altra cosa che ho preso, sempre recentemente, sono stati questi leggings che mi piacciono tantissimo e che hanno qui sotto questa fantasia con loro. Perché, come sapete, io sono una fissata dei leggings e quindi ne compro a mai finire. Questi qui mi piacciono, l'unica cosa che non mi piacciono è che sono troppo sottili e quindi cioè, si devono mettere per forza con una maglia abbastanza lunga, altrimenti trasparisce. E poi un altro leggings, questo qui è semplice, nero, è un po' più forte, che si può mettere qualsiasi cosa, è abbastanza semplice, niente di particolare, ma ovviamente ci vogliono di diversi tipi leggings, almeno a mio parere, perché io li utilizzo. E poi l'ultimo accessorio, cioè l'ultimo abbigliamento che ho comprato è questa mantellina qui, pelucciosa, ma è abbastanza calda. Mi sa di quella sensazione di caldo, infatti l'ho acquistata, però ancora non indossata, perché la vorrei indossare magari se andiamo in una pizzeria con un vestitino, tolgo il cappotto e resto con questa qui, oppure vediamo come indossarla. E questa qui pagata 15 euro, però ovviamente mi piace tantissimo. E questa non si aprono i bottoni, ma si mette come se fosse un maglioncino, magari vi faccio vedere, così avete, se ci riesco ovviamente, ecco così. Ci sono riuscita? No, ecco, ci sono le maniche, scusate. L'ho messa soltanto una volta al negozio e poi non l'ho indossata più. Ecco qui, è molto semplice, però mi piace tantissimo perché mantiene calda, quindi me la lascio, vabbè, c'è l'etichetta. E mi piace veramente tantissimo anche per mettere come coprispalle su qualche vestitino, qualche maglietta, la tolgo. E poi, scusate un attimo, per concludere, diciamo, l'abbigliamento e gli accessori, ho preso questo anellino Dove che lo cercavo a forma di fiocchetto, scusate, pagato 4,99 euro. Mi è andata la saliva di traverso, ok? Ci sono. Questi erano tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo per quanto riguarda l'abbigliamento. Spero che magari avete avuto qualche spunto anche da comprare, avete avuto anche qualche idea dei vestiti che io ho comprato. Vi mando un mega bacio, al prossimo video, ciao!